Benvenuti naviganti, state per attraversare il mare sotterraneo, luogo dove apprendere i segreti di Magic l'adunanza. Mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, approfittando di un evento più unico che raro, dove non uno, ma ben due player hanno raggiunto la vetta dell'ultima Pauper Challenge con il medesimo archetipo. Di per sé non sarebbe una gran cosa se non fosse che il mazzo in questione non è un top tier, anche se ha molto potenziale, grazie alle sue enormi sinergie integrate con una delle tribe più diffuse nel mondo di Magic, quella degli Elfi. Già, questi abitanti dei boschi dalle orecchie a punta sono stati stampati praticamente in tutti i set e vantano una serie di tech invidiabili, anche se non è affatto facile costruire una build solida a sufficienza per reggere il meta del formato povero, almeno fino ad ora. Questa volta vi parleremo di Simic Elves. La peculiarità di questo archetipo risiede nelle forti sinergie della tribe degli Elfi, che negli anni si è rimpolpata di molti pezzi interessanti, oltre ad avere delle vere e proprie bombe provenienti dal passato, che ne conferiscono delle caratteristiche uniche nel suo genere. Innanzitutto sono presenti diversi Mana Dork, due Elvish Mystic, tre Fyrdor Elves e due Llanowar Elves, che oltre a essere utili per accelerare le nostre giocate, aumentano il numero di Elfi in campo permettendoci anche di ridurre il numero di terre della lista a tutto vantaggio della consistenza della build. Come se non bastasse abbiamo anche Sylvan Ranger, qui in 3x, un tutore specifico per le terre base, perfetto per non perdere l'androp o per trovare il colore giusto, come in questo caso, qualora avessimo bisogno di qualcosa di diverso rispetto a una foresta. Le sorprese non finiscono qui, con 4 Bilgeroth Rangers, che possono convertire dal nulla due elfi stappati in un mana di qualsiasi colore, una mana dal cielo soprattutto per ampliare il parco spell castabili con altri colori o incrementare velocemente il mana a disposizione. Già, uno qui potrebbe essere più che contento delle tech offerte, ma siamo solo all'inizio, visto che possiamo sfruttare anche i Quirrell Ranger, qui in 4x, che ci permettono di stappare un elfo riprendendoci in mano una terra, innescando potenziali trick per avere mana in quantità. Questa creatura poi sinergizza alla perfezione con i Priest of Titania, anche loro in 4x, che potranno generare molto mana con gli effetti di un tap e un board ricco di confratelli, aprendo la strada a un vantaggio tale da permetterci più di una chiusura. Le sinergie non finiscono qui, a partire da Life Gain, ottenibile grazie a due Essence Warden, e due Well Wisher, altra carta sinergica con i Quinion Ranger, che vi metterà al riparo da qualsiasi mazzo che tenterà di erodere in fretta i vostri punti vita. Fin qui non sono emerse delle vere e proprie chiusure, ma non vi preoccupate, tra gli elfi ci sono degli elementi utili allo scopo, come nel caso degli Elvish Vanguard, in 3x, un ottimo abitante che si pomperà a dismisura diventando molto in fretta così ingestibile da annichilire qualsiasi avversario in una sola combat andata a segno. Anche in questo caso abbiamo un ulteriore backup a questo ciccione, con 4 Timberwatch Elf, che sono capaci, dal nulla, di trasformare il più insignificante dei Mana Dork in una chiusura, appena una creatura sarà in grado di passare le linee nemiche, pompandolo a dismisura. E giusto per non rimanere senza Elf in campo, ci sono anche 3 Lys, Alana and Master di supporto, come top di curva capaci di produrre altri confratelli, raddoppiando il numero di creature in campo, senza colpo ferire. Come vedete, un comparto di 36 creature tutte sinergiche ed estremamente efficaci, che lasciano molti margini di personalizzazione, ma che bene o male fanno l'ossatura dell'archetipo, che trae enormi vantaggi dalla massiccia presenza di elfi in campo. Con così tante creature nella lista, lo spazio per le magie è ridotto, ma è qui che si aggiunge un altro tassello fondamentale per la consistenza di questo archetipo, anche perché ci sono alcune staple irrinunciabili per pescare una quantità assurda di carte. La prima è sicuramente rappresentata da 4 Lead the Stampede, che vi permette, su 5 carte, di prelevare tutte le creature estratte, per un value enorme, considerando la quantità di loro presenti nella build. Anche qui, una sola carta per fare carta advantage pareva poco, ecco perché avremo anche 4 Distant Melody, che con un board pieno saranno capaci di farci pescare una quantità enorme di carte, senza restrizioni, raddrizzando partite in stallo o facendoci trovare una chiusura. Una potenziale risposta che può superare board in stallo arriva da Harsh Sustance, qui in 1x, che si propone sia come semplice drain effect, sia come chiusura, se riusciremo a costruire un board adeguato, obiettivo non certo proibitivo per questa build. Qui arriva un'altra novità, atipica nelle solite build dedicate agli elfi, 2 Prohibit, un counter che può spiazzare i meno esperti, utile a proteggere i pezzi chiavi o uno dei nostri peschini, così da spezzare le ultime velleità del nostro avversario. Come avete visto finora, abbiamo una build molto sbilanciata sul fronte delle creature e delle spell, che in virtù dei molti mana dork, tutori e generatori di mana, è in grado di comprimere al minimo il reparto terre a poche unità, a tutto vantaggio della consistenza dell'archetipo. Inseriremo solo 12 foreste e un'isola, utile per garantirci il cast di una Distant Melody, un numero irrisorio di terre, comunque sufficiente a far girare al meglio questa lista, che farà della consistenza il suo punto di forza, anche a discapito di qualche mulligan in più. Nella main, molti slot sono ben definiti,
anche se rimangono margini di manovra per personalizzare la build, visto anche la possibilità di accedere a tutti i colori con una certa facilità, quindi è difficile trovare due liste uguali o tech di side simili tra loro. La fantasia di questo deck builder lo ha portato ad alcune scelte di main atipiche, rinforzate di side come ulteriore garanzia di successo, con due Prohibit e due Essence Warden di rinforzo, per meglio contrastare i mazzi a base blu e rossa che imperversano nel formato. Come ulteriore strumento di life gain sono anche presenti due Weathered Storm, una scelta forse dettata dall'esperienza personale, anche se ridondante rispetto a quanto già presente tra main e side. Per rispondere alle creature volanti o ai piccoli paranti che potrebbero ostacolare le nostre chiusure, troviamo due Scattershot Archer e due Viridian Longbow, due soluzioni tra l'altro molto sinergiche con gli effetti di un tap presenti nella lista. Infine c'è ancora spazio per due Natural State per rispondere ad artefatti e incantesimi molesti e due Spider Silk Armor per rinforzare la costituzione delle nostre piccole creature, replicando le wrath del formato che potrebbero azzerare facilmente il nostro board in un sol colpo. Come avete potuto intuire, parlare di elfi apre un mondo di potenziali possibilità, tech, sinergie e varianti, tutte vincenti, senza però una lista univoca su cui basare un'analisi specifica, al netto di alcune scelte imprescindibili dettate dalle interazioni offerte. Ecco perché questo archetipo si presenta sempre diverso a se stesso, non imponendo mai una versione vincente e stabile. Basti vedere il secondo classificato a questa challenge, con una lista diversa sia in alcune componenti di side, sia di main. Sono state infatti preferite le Venus of Vastuv come protezione a una creatura chiave, e Red Lickery e Flying Pain come risposte di side alle creature avversarie, e Gleamful Sabotage per rispondere in maniera più incisiva a artefatti e incantesimi. Non sono scelte meno efficaci, sono solo un modo diverso di interpretare lo stesso archetipo, che offre miriadi di sfumature nelle quali perdersi tra prove, test sul campo e vittorie, fino a raggiungere la vostra personale build, dove l'unica cosa certa è l'ampio numero di creature con le orecchie a punta. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.